Sono contento dopo 22 anni venire qui, e non è poco. Sono molto contento e quando vedo che dopo di me questa storia va avanti, vedo nuovo palazzetto, casa della Palamano, vedo amici, guarda, non è poco, comincia a essere emozioni e io devo ancora una volta ringraziare quella federazione ma anche quella mia generazione. Anni 96-97 non si possono dimenticare quelle qualificazioni dove noi prima volta nella storia siamo andati in campionato del mondo a Kumamoto. Abbiamo vinto nostri professori insegnanti come Slovenia, come Svizzera, Austria, e gioco che era sensazionale per tutto il mondo perché è una nazione che è grande ma non ha una grande tradizione della pallamano, non ci sono grandi successi stati. E arrivando lì a Kumamoto, giocare al pari con le squadre che sono forti come la Svezia, come la Francia, Norvegia, era una sensazionale cosa. E così ancora qui, una volta ancora devo ringraziare questi tutti i miei cari giocatori, perché mai non ho vissuto così una squadra che è attaccata, come una famiglia siamo stati, e li seguo come loro perché sono anche io in questo gruppo, sto da parte ma guardo e mi fa piacere quando leggo che scrive quello che ci ha imparato Lino alla gente a 50 anni, si immagini? Questo è conferma di quello che io dico sempre: dobbiamo fare un giocatore ma anche un buon uomo. E loro hanno la famiglia e sono molto orgoglioso su di loro. E tutti, non voglio neanche parlare di nomi perché Settimio era capitano, sappiamo, adesso non voglio nessuno mettere fuori perché tutti hanno contribuito in questo grande successo. E dico, quando vedo questo, che la nostra novella va avanti come qui, vedo che anche nuovi dirigenti seguono questa mia idea anche, che Italia ha tutte le potenzialità con i nostri bambini di fare il risultato. E io adesso vedo una casa di pallamano qui che non sono molte nazioni che hanno questo, allora la porta aperta per tutti, tranquillità a lavorare, condizioni di lavoro sono ottimi. Allora voglio davvero fare complimenti a tutti, perché è una cosa che proprio sono stato, non so, impressionato un po'. E niente, io solo voglio augurarli un buon futuro e sono molto contento di essere qui e trasmettere le mie esperienze dopo che ho vinto 10 medaglie, ma voglio dire che l'Italia è molto importante in questo mio percorso. Perché qui è nata difesa 5-1 con quale sono stato campione olimpico con la squadra nazionale croata, e allora vuol dire che io devo sempre, tutta la mia vita, fino all'ultimo respiro, ringraziare l'Italia per tutto quello che ero qui questi anni, che sono meravigliosi stati. Mister, lei ha vinto tutto. Oggi, dopo tutte queste vittorie, che cos'è la pallamano adesso per Lino Cerbero? Adesso, se vuoi che ti dico sincero, ho fame di successo. La moglie mi dice, non so, prima 7 giorni, guarda Lino, dico, io sono migliore adesso di ieri. Dice, sì, adesso non hai squadra. Non mi interessa, io sono migliore di ieri. Niente, scrivo libro, sono adesso coordinatore di tutte le selezioni croate, senior, junior, allievi, controllo tutto, diciamo così. Ma io sono quello che... La pallamano è mia vita e qualsiasi posto sono, io do tutto di me, di migliorare anche se stesso, anche migliorare quegli altri. Allora io ritengo che bisogna, fino all'ultimo respiro, bisogna investire se stesso per essere meglio di ieri. E questo è anche il mio messaggio a tutti gli allenatori e giocatori, che per me è una filosofia molto importante. Ha anticipato anche un po' la prossima domanda: alle sue spalle ci sono i giovani talenti italiani che si stanno allenando, molti di loro hanno scelto, e non è banale questo in Italia, la pallamano come prima ragione di vita, perché si sono trasferiti a Chieti, vivono qui, giocano qui. Che messaggio dà, che consiglio dà ad un giovane
giocatore, in questo caso italiano, per sperare, per ambire a diventare un giocatore di fama internazionale? Prima di tutto io mi sono informato come funziona tutto questo. E prima di tutto hanno fatto una coraggiosa decisione i familiari, mamma e papà, che ha lasciato i bambini a voi. Allora vuol dire che hanno un grande rispetto verso la federazione e per tutta questa gente che circola tutto qui e che aiuta per fare crescere bambini, non solo come giocatori ma anche come la gente, come uomo, perché loro anche studiano, giocano, ma cosa vuoi di più? Perché io ritengo sempre che ancora anche stato nostro, anche tutto il mondo non ha capito importanza e competizione competenza dell'allenatore, perché non è solo quello che ha sapere, ma lui è secondo genitore qui, perché allenatori qui anche insegnano come bisogna essere come persona, di carattere, di fiducia, uno che deve avere un rispetto, dopo che bisogna nella vita sacrificarsi per fare, devi uscire fuori del comfort e pagare il prezzo di successo, e questo si fa qui. Allora questa è una lezione per la vita, che qualsiasi cosa che se vuoi raggiungere nella vita, qualsiasi traguardo, qualsiasi cosa, tu devi impegnarsi e lavorare, sudare e per dopo apprezzare tutto questo. Questo è il messaggio. Prima medaglia d'oro, se non ricordo male, 2003 ai mondiali, ultima medaglia in ordine temporale, argento 2020 ai campionati europei. Com'è cambiato il gioco della pallamano e quanto è importante aggiornarsi, perché lei ha vinto 20 anni fa ed è stato in grado poi di arrivare in finale? Che devo dire, sono orgoglioso che ero allenatore del Caversano e contemporaneamente ho vinto il campionato del mondo, e quello mai non dimentico come mi aspettano quando sono tornato come campione a Bari, era una festa incredibile. Allora mi sentivo orgoglioso anche in sé, pensavo anche qui è contributo italiano anche che sono campione, allora gente ha capito quella volta, e questo mi è molto importante. Adesso ti posso dire una cosa, penso che un po' siamo in regresso, non vedo che abbiamo fatto passo avanti in campo internazionale, forse questo anche le regole che sono davvero vecchie, bisogna cambiare, perché non può giudizio soggettivo decidere cosa è rigore, cosa è sblocco, cosa sono sfondo, passivo. Allora noi siamo rimasti l'unico sport con la pala che non abbiamo cambiato niente, e questo è un grande ostacolo per andare avanti. Dopo vedo, inizialmente è andata molto avanti, vedevo velocità, ecco adesso ho letto, proprio oggi ha detto allenatori, ho letto diagnosi di questi ultimi campionati europei e si è visto che abbiamo giocato più lento in ultimi 15 anni. Allora vuol dire regressione, meno attacchi, 20% 2004 in Slovenia, europei campionato, 2006 in Svizzera per esempio, era 20% più attacchi, allora se più veloce giocava, adesso si gioca sotto controllare il gioco, tra 6 e 9 metri se tutto succede sulla linea, penetrazioni così via, con più gioco, tiro da fuori non esiste, allora dall'11 metri come una volta era Montalto, ragazzo, non abbiamo più, allora non solo in Italia, in tutte le parti, allora in questa direzione dobbiamo andare quando si parla dei giocatori d'attacco, magari sempre bisogna sapere, questo dicevo anche allenatori in queste relazioni mie, con la difesa si vince, con l'attacco si perde, con difesa e transitoria, come si dice, contropiede, in transitorio, come, questo è il futuro. Aumentare la velocità e proattivo giocare in difesa, questo è molto importante, perché viene creatività, si vede creatività e non sempre lineare, questo, con questo gioco possono anche molto anziani giocatori giocare, se gioco io proattivo, profondo, aggressivo, allora anche loro si devono muovere e diventa tutto più difficile. In senso problema mondiale in tre reparti. Primo, penso selezione deve essere molto accurata, che ancora non ho visto, e secondo, seconda cosa, abbiamo trascurato che è la più forte cosa nella pallamano in questi paesi, che era superiorità, abilità motoria, che non abbiamo, questo è movimento,
che vedo è trascurato. E dopo, terza cosa, bisogna molto di più lavorare sulla abilità mentale. Allora, capacità cognitiva, percezione, anticipazione, conclusione e memoria, e processo del pensiero, che vuol dire vedere, decidere, agire, che vuol dire sempre meno tempo e per risposta tattica, elaborazione non si può molto, sempre si tratta di vincere tempo e spazio. Questo bisogna essere traguardo con quale bisogna seguire. Dopo, un'altra cosa, penso che Italia sarebbe ottima cosa, perché vedo che in altre nazioni non fanno. Noi dobbiamo cercare dove è quello spazio dove noi possiamo migliorare, a quelle azioni che sono più forti non badano molto. E quello è lavorare, iniziare molto più, non precoce, proprio giusto, dal 7 anni, primaria, scuola, prima classe, seconda, terza, quarta, per me top. Quello è molto importante, perché in questi anni, a 7 anni, 8 anni, 9 anni, 10, ci sono più neuroni, più sinapsi che sono responsabili per lo sviluppo dell'intelligenza del giocatore. Allora, se noi cominciamo con 7 anni, da già 15 anni abbiamo la tecnica completamente, che non occorre, quando sono già evoluti anni, lavorare. Lascia tempo dopo, più spazio per la tattica, per il giocamento. In poche parole, ritengo che la via di successo per futuro è lavorare più sulla mente e sulla testa. Perché il culto del corpo è importante, era il 20 secolo, adesso siamo il 21 secolo, bisogna più sulla testa lavorare, sulla mente, perché questo è spazio dove si può molto aumentare qualità di gioco. Ultima cosa, un augurio di Lino Cervara alla Pallamano Italiana. Con tutto il cuore, augurio, Stefano, grande augurio per la federazione e per la Pallamano Italiana. E grazie a voi, vedo che voi siete molto attivo e siete davvero un promotore del nostro sport.